Adeguatezza, proporzione e progressione, queste le linee fissate dalla Regione per la gestione dell'emergenza coronavirus alla luce dei primi due casi sospetti positivi in Toscana. Un uomo di 49 anni residente a Pescia, tornato giovedì scorso da Codogno, uno dei due focolai dell'epidemia in Italia, è un imprenditore fiorentino di 63 anni. In attesa che l'Istituto Superiore di Sanità validi i due casi sospetti, le ASL hanno attivato la profilassi epidemiologica per individuare le persone entrate in contatto con i due uomini e attivare le procedure di monitoraggio e sorveglianza previste. Sulle altre misure da adottare si è svolta una lunga riunione fra il presidente della regione Enrico Rossi e i sindaci toscani. Il provvedimento più importante è quello che chiede ai medici di famiglia e ai pediatri di famiglia di, rest, di rendersi disponibili con il telefono dalle 8 alle 20 anche il sabato e la domenica poi discuteremo le modalità contrattuali avverto che non rispettare un'ordinanza è a rischio di convenzione in una situazione d'emergenza come questa saranno quindi i medici di famiglia a stabilire in questi casi se si trovano di fronte a un caso sospetto i cittadini che se manifestano quando manifestano problemi respiratori sintomi di influen influenza raffreddori o altro possono chiamare, senza recarsi all'ambulatorio medico, il medico di famiglia e il medico di famiglia di lì può dare consigli e ricostruire anche sulla base di una scheda formulata dal livello nazionale il caso come caso sospetto. Se è il sospetto chiama 118, chiama il responsabile dell'igiene del territorio, noi interveniamo sui casi sospetti e solo sui casi sospetti, non su altri. Si possono e si devono fare gli interventi di test e, qualora il test risultasse positivo, la persona viene presa e eh, isolata da tutti gli altri percorsi, portata nell'ospedale e ricoverata. In questa fase, quindi, non sono stati disposti provvedimenti o limitazioni speciali in Toscana per l'emergenza coronavirus. I provvedimenti devono essere razionali. Io penso che non si può. La paura diffusa, alimentarla con provvedimenti che a loro volta inducono la paura. Dall'inizio dell'emergenza, la Regione Toscana ha identificato e messo sotto controllo migliaia di persone, a partire dai 1500 cinesi rientrati in Italia dopo il capodanno.